Questo servizio è offerto da Pop-up, Studio Tirri, Centro Commerciale Il Porto. Di Guarino, ma si è ben comportato. Intanto Civilleri, ottima la giocata, un pallonetto e un ottimo passaggio per Fernandez che la stoppa male. Schema Camacho con gli attaccanti tutti in linea al limite dell'area, parte il cross di Camacho in mezzo, esce coi tempi giusti Genovese, arpa la mediana sulla destra, si propone Saverino, attenzione il pallone è lungo per Saverino che poi deve desistere sia sulla ottima pressione con Mazzamuto che è salito dalla difesa vertice destro dell'area, la finta che manda a spasso un attimo il difensore, pallone in mezzo, gli arriva alle parti di Saverino che prova il tiro a giro. Biancavilla, gara viva, esce Brunetti, coi tempi giusti ruba un ottimo pallone, palla a Cannavò, 25 metri, scarica un destro che però è centrale, 12 e 20, parte la rincorsa di Bonanno, il cross in mezzo di Carlo, coi tempi giusti anche in maniera pericolosa, infatti Frisenna che con un buon tocco riesce a servire Civilleri in aria, lo stop non è granché, attenzione al tiro che viene arpionato da un difensore, palla Fernandez in mezzo, il fuorigioco, era andato in gol il Licata con Saverino, ma l'imbucata personale per Cannavò, i palleggi su Porcaro, palla Civilleri, il tiro masticato, una quasi svirgolata, palla che esce fuori di quella posizione, andrà in porta, la rincorsa il numero 29, il tiro a giro, palla che esce di un metro in controllo di Carlo. Frisenna e Saverino, Saverino avanza, siamo ai 20 metri, Saverino scarica il mancino, tiro debole e non angolato, Bonanno la stoppa col sinistro su di lui, sale Frisenna, pallone ancora a Mazzeo, il cross col tacco, ci prova ed è un euro gol. Questo gol probabilmente andrà visto e rivisto più volte, grandissimo gol di Viglianisi con il tacco al minuto 35, non ha potuto nulla Di Carlo, proteso in tuffo, questo signori è un grandissimo gol. Prova a rispondere la squadra gialloblu con Fernandez, punta l'avversario, il cross in mezzo, palla che arriva a Frisenna che prova il tiro secco, palla che dà soltanto l'impressione di finire in porta, a dettare sulla fascia, adesso sterza Fernandez, buon pallone per Civilleri, 20 metri, scarica il destro e gran parata di Genovese che con un colpo di reni manda sopra la traversa. Lo blu per Civilleri, adesso si batte il corner con Camacho, il pallone sul primo palo, poi Civilleri l'allarga e si vanno a praticamente infastidire Guarino e Cannavò e quindi da pochi passi si perde ancora un'altra occasione, poi pallone a Bonanno, siamo al limite dell'area, palla in mezzo, passa ancora il miracolo di Di Carlo, doppio miracolo, poi Maltese e il gioco fermo, ma cosa ha rischiato il Licata. Adesso la punizione con Bonanno che calcia verso la porta, anche questa volta va vicino all'incrocio dei pali, palla che però va fuori con Camacho che dà uno sguardo in mezzo, il cross lungo verso Guarino che anche questa volta non ci arriva col sinistro, doveva essere una palla da appoggiare a rete, non... Arriva la rincorsa Bonanno, la palla passa sulla deviazione della barriera e costringe all'intervento sul proprio palo Di Carlo. Guarino va a rilanciare, però c'è in anticipo su tutti, Ferrante, pallone lungo, posizione regolare per Bonanno, davanti a Di Carlo Bonanno, il gol. Gol del Biancavilla, non è salita la difesa del Licata, Bonanno ha preso d'infilata la retroguardia gialloblu e cambia il risultato al 19° minuto e 30 secondi della ripresa, segna Bonanno, Biancavilla 2, Licata 0, che patatrac. Da Saverino, ma il pallone schizza dalle parti di Aprile, Aprile va avanti, libero, Randis sulla destra, carica il destro, salva il risultato Di Carlo con un intervento in tuffo, ma pallone ancora in possesso. Il fischio dell'arbitro a rincorsa di Sciacca che prova ad aggirare la barriera con un tiro basso che però si perde di poco alla sinistra del palo difeso da Di Carlo. Allarga a sinistra per Graziano che insegue il pallone, lo tiene in campo, sale Guarino, il cross centro aria, la rovesciata di Rabbeni, altro intervento in tuffo di Di Carlo. E Rabbeni scappa via Guarino e ancora una volta Di Carlo ci mette il piede, non ha più la difesa del Licata. La squadra hanno fatto tutto per... Rossitto va in mezzo, il tiro debole, ha provato la conclusione personale, Rossitto poteva...
e adesso D'Arrigo entra in area, ci mette ancora una pezza Di Carlo andando a togliere la palla dai piedi di Rabbeni che era pronto a depositare in rete, ma sul pallone triplice fischio, Biancavilla 2 Licata 0, un gol per tempo per i locali che hanno legittimato con un'ottima seconda frazione al cospetto di un Licata remissivo e confusionario un risultato ampiamente meritato.